Un poeta che racconta un pittore non è una cosa che si legge tutti i giorni. Capita in questo libro in cui Mark Strand, poeta di origini canadesi, racconta Edward Hopper, il poeta dell'inquietudine, a sua volta definito anche se poeta delle immagini. È un libro questo uscito in Italia nel 2003 per Donzelli Editore ed è proprio la disamina di questo poeta Mark Strand, morto nel 2014, che descrive capillarmente i principali quadri di Hopper, da Nightwalks, quello più famoso, quello più celebre, immortalato anche molto spesso dal cinema e dai fumetti, a opere meno note ma ugualmente inquiete. Ecco, e allora io oggi vi vorrei suggerire, se volete capire meglio i quadri di Hopper e la sua dimensione anche sociale, di provare a leggere, a recuperare questo libro che trovate anche facilmente in rete, perché Mark Strand è un poeta, è stato un poeta e quindi ha quella finezza psicologica che permette di entrare meglio dentro le narrazioni dipinte di Hopper. È un poeta che addirittura tradusse e commentò in inglese il quinto canto dell'Inferno, il famoso canto di Paolo e Francesca, ed è un poeta che vinse anche il premio Pulitzer. Per quanto riguarda Hopper, io questo libro, questo manuale, lo comprai a Bologna quando andai a vedere la mostra su Hopper nel 2016 e rimasi colpito anche dalla complessità con cui Max Strand racconta questi dipinti. Vi faccio vedere soltanto alcuni di questi dipinti che vengono poi anche ripubblicati su questo libro e mi ha colpito peraltro anche il suo tentativo di trovare una spiegazione poetica alle immagini immobili di opera, ai dipinti di Hopper. C'è un grande fraintendimento, dice Strand, questa è la cosa principale nell'opera di Hopper, e cioè il fatto che si pensa che l'opera di Hopper sia stata soprattutto una disamina del mondo politico e dei cambiamenti culturali dell'America della prima metà del Novecento. In realtà, scrive Strand, quello di Hopper è una pittura fondamentalmente sentimentale che immortala, ferma e blocca delle immagini che raccontano dei sentimenti. Nulla hanno a che vedere con la politica, nulla hanno a che vedere neanche con le mutazioni. Al contrario, sono dipinti che fermano un'immagine per sempre. Perché sono così universali, dice Strand, perché piace a tanti la pittura di Hopper. È difficile trovare qualcuno che non la apprezzi, che non la ami. Beh, perché parlando di sentimenti, racconta a tutti quanto questi sentimenti siano universali e quindi tutti quanti ci riconosciamo in quello che lui dipinge, come per esempio accade in quest'altro celebre quadro in cui ci sono degli uomini, delle persone molto ben vestite, sedute su delle sdraio che sopra una piattaforma guardano verso l'orizzonte. Non siamo al mare, siamo forse ai margini, alle propaggini di un deserto e loro stanno guardando verso l'orizzonte come se guardassero verso lo schermo di un cinema, forse stanno osservando semplicemente la loro vita che se ne va, dice Strand. Questo è un ottimo sistema per entrare un po' meglio dentro alle opere di un genio del XX secolo che è stato il pittore Edward Hopper, americano, newyorkese, morto nel 1967. Leggetelo e poi ditemi che cosa ne pensate, già che ci siete, se vi va, iscrivetevi a questo canale.